Come tutti i lunedì, essendo oggi il giorno di registrazione lunedì, chiudiamo il libro quiz della settimana scorsa, settimana precedente, e apriamo il nuovo libro quiz. Sto impappinandomi. E apriamo il nuovo libro quiz con la nuova recensione. Allora, innanzitutto chiudiamo il libro quiz vecchio dicendovi che si tratta di Delitti bestiali, il titolo, di Patricia Highsmith, la scrittrice americana o londinese, sinceramente ho un piccolo lapsus, però penso sappiate voi meglio di me. Quindi, chiudiamo il libro quiz del 31 ottobre e riapriamo con il libro quiz del 7 novembre, che comincia con questa recensione. È un grosso aiuto, ma bisogna dirlo. Si tratta di un giallo, e anche di un giallo abbastanza famoso. Racconta di un uomo che scompare e dell'investigatore che lo cerca, navigando in acque di intrigo internazionale e spionaggio militare. Guardandolo da fuori, cioè apprezzando le caratteristiche tattili, è uguale a tutti gli episodi di cui è il seguito. Insomma, un librone da centinaia e centinaia di pagine. Ma non c'è momento in cui la lettura si incaglia come una nave può incagliarsi in un banco di sabbia. La recensione è questa. Gli aiutini saranno mercoledì e sabato, come sempre, e quindi ci vediamo mercoledì fra 2 giorni, uno dei prossimi video sul canale o sul blog, il prossimo video dopo questo, sul blog delle letture, in cui troverete il primo aiutino sull'autore del libro, diciamo incriminato, possiamo dire così. Con questo vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Ciao ciao!